Buongiorno ragazzi, questa mattina mi sono svegliato presto per raggiungere un'azienda zootecnica dove viene allevato un animale che mi sta molto simpatico, di cui ho sentito sempre parlare, ma che ancora non conosco benissimo. Seguitemi alla scoperta della capra. Diversamente da quanto possiamo pensare, all'inizio della nostra storia non fu il cane il primo animale a fare compagnia all'uomo, ma con tutta probabilità fu una capra. Ebbene sì, questo piccolo ruminante, Capra hirpus, dalla folta barba e appartenente alla famiglia dei bovidi, è stato tra le prime specie addomesticate dall'Homo sapiens, che ha stabilito così un rapporto rimasto unico in tutti i continenti e in tutte le culture, fino ai giorni nostri. Da non confondersi con la sua cugina pecora, la capra ha delle caratteristiche uniche: corna cave e lunghe, una piccola coda e un velo ruvido. Il maschio della capra si riconosce dalla femmina per la presenza della caratteristica barba e delle corna più grandi. Sono le 6:30 ed è iniziata la mungitura delle capre. Andiamo! Il latte viene prelevato dalle mammelle della capra, che possiede due capezzoli, attraverso una mungitrice meccanica, provvista di una pompa e un contenitore pulito, dove il latte viene raccolto. Sembra un vero e proprio tiralatte gigante, che crea un vuoto d'aria come una ventosa, e svuota le mammelle delle nostre amiche. Non deve essere una sensazione piacevole, ma loro sembrano abituate. Dalle capre si ricava un buonissimo latte molto nutriente, che si può bere oppure utilizzare per ottenere dei derivati del latte davvero squisiti. Il latte, i formaggi più o meno stagionati e lo yogurt di capra sono molto apprezzati, avendo composizione molto simile al latte umano. Il latte appena munto viene prima filtrato e raccolto dentro un altro contenitore, facendo molta attenzione. Ah, non vedi il latte versato! Il latte, appena munto, verrà portato in una stanza pulita, dove si preparerà il formaggio. Dai contenitori viene versato dentro un grosso pentolone riscaldato da un grosso fornello per raggiungere i 38 gradi ed essere pronto a diventare formaggio. 4, 5. Al latte caldo va aggiunto il scaglio, che viene estratto dallo stomaco dei capretti ancora non svezzati, che permette la trasformazione del latte. Dopo aver atteso circa 15 minuti, il latte si trasforma in cagliata, a sua volta raccolta e lavorata in delle vaschette per fare il formaggio. Dal latte rimasto da questa operazione
dopo essere stato nuovamente riscaldato fino a circa 85 gradi, viene ricavata la ricotta, che va posta delicatamente e conservata ancora calda in delle fuscelle, assieme al suo siero. L'appuntamento più divertente per le nostre amiche capre è sicuramente il pascolo. Portate all'aria aperta, si divertono a saltellare e a ricercare le erbe più gustose di cui vanno ghiotte. Le capre sono dei ruminanti. Ciò significa che il loro apparato digerente è diviso in tre stomaci. Un intestino particolarmente lungo e una salivazione elevata fanno sì che le capre abbiano un sistema digerente efficientissimo. Come abbiamo già detto, sono animali erbivori, cioè mangiano erbetta fresca, foglioline, fiorellini, ma anche arbusti, piante dotate di spine, senza pungersi grazie alla loro bocca, che possiede delle labbra e una lingua forti, con grande motilità. Una curiosità, le capre sono molto più intelligenti e acute di quanto si pensi. Secondo una ricerca dell'Università di Londra, le capre imparano a risolvere compiti complessi in modalità e tempi rapidi e possono ricordare insegnamenti appresi per parecchio tempo. Quindi il detto, se ignorante come una capra, deve essere sfatato. Le capre si differenziano in gruppi matriarcali, composti da femmine e giovani maschi, mentre i maschi maturi formano dei gruppi a parte. Anche a livello di comunicazione, sviluppano un sistema di suoni per riconoscersi e per scambiarsi messaggi importanti per la sopravvivenza del gruppo. Ad esempio, quando un cucciolo si allontana dal gruppo e rischia così di perdersi, comincia a chiamare la sua mamma con un bellato caratteristico, utile per farsi riconoscere e quindi ritrovare. A quanto pare, questi animali riuscirebbero a percepire le intenzioni degli uomini e di conseguenza sarebbero in grado di comunicare con essi molto meglio di qualsiasi altro animale. Proprio per questo la capra viene ritenuta la migliore amica dell'uomo, anche a tavola.